non dobbiamo dimenticare, ma nessuno credo qui lo può dimenticare, che c'è poi un problema strutturale, un problema infrastrutturale. Molte cose potranno essere riorganizzate e rimesse a nuovo con una nuova legislazione più attenta, ma ci sono anche dei problemi materiali, delle circostanze reali che ci chiedono almeno di essere prese in considerazione. E su questo tema io penso che il Presidente Lombardo abbia da dire e per questo gli do la parola. Credo sinceramente molto importante il momento, siamo a fine agosto, alla vigilia della ripresa dell'attività di governo del Parlamento, che dovrebbe vedere elaborati e approvati i decreti attuativi di quel federalismo, di quella legge, che sono stati accompagnati da un dibattito che credo abbia toccato tutte le città e tutte le regioni italiane. Da una grande speranza, da atteggiamenti, il mio è stato di realismo e di grande speranza, molto molto positivo, ho accompagnato questo processo e alla vigilia anche di alcune scelte che chiaramente sono fondamentali per il destino di questo Paese, per come sarà l'Italia, se sarà l'Italia, se sarà un paese unito, se si confermerà l'attuale condizione, lo stato delle cose, a tutti gli effetti almeno due Italie, perché se è vero che c'è questa differenza, è la più grande che c'è tra due parti di uno stesso paese, almeno d'Europa, questo mi risulta, forse del mondo intero, sicuramente d'Europa, ma se noi confermiamo questo stato di cose, addirittura lo accresciamo, lo rendiamo ancora, francamente, con molta franchezza, ci chiameremo ancora, avremo un'unica bandiera, un unico inno, e però prenderemo atto che le Italie sono due e tanto vale, ma di questo parlerò poi semmai conclusivamente nell'altro intervento, beh, prendere atto e vedere se da questo fatto che le Italie sono due possiamo trarre anche qualche vantaggio. Tanto per avere un'idea, io sono il presidente dei 30.000 forestali, ho 21.000 più 5 di operatori, è la verità, no, 21 più 5 sono 26.000 e sono gli operatori dell'antincendio di una regione che fa registrare, credo, il più alto numero di incendi. È più facile ovviamente, vista la temperatura da noi, le condizioni complessive, qualcuno sospetta che la gran parte di questi incendi non è solo un sospetto, sono di natura dolosa, ma li abbiamo trovati questi dipendenti della forestale, li abbiamo trovati, Presidente Zaia. Io più che bloccare le assunzioni non potevo, lo abbiamo anche fatto con una legge, abbiamo per legge bloccato le assunzioni in tutte le amministrazioni, gli assessorati, le società e le aziende della regione. Ma questa gente, parliamoci chiaro, secondo un modello, secondo un patto tra Roma, il governo centrale e i governi regionali, è stata assunta nel passato più o meno lontano, ce la troviamo lì. Io, per farle un esempio, se avessi voluto seguire una strada diversa, beh, in un primo tempo pensai di non confermare, anche qua un numero abbastanza spropositato, ma è significativo ovviamente perché ci si renda conto di come stavano, di come stanno le cose, i 23 o 24, Lorenguanti, tu c'eri da prima, tra i più anziani, ma poi ce ne furono una sfornata di nuovi addetti stampa della Presidenza. E dopo avere, per la verità, acquisito tutti i pareri degli uffici legislativi, c'erano pareri dell'avvocatura, c'era per la verità anche delle leggi dell'Assemblea, beh, non potevi che fare alcune cose. Intanto impedendo che anche gli assessori si dotassero, come nel recente passato, di un altro ufficio stampa ciascuno, ne destinammo uno per ogni assessorato, più qualcun altro per qualche agenzia, e credo che ne siano rimasti 4-5 nella Presidenza. Poi abbiamo inventato il TG Web e qualche altra cosa, e quindi li ho confermati, perché se io li avessi licenziati in tronco
titolari di un contratto a tempo indeterminato, beh, mi sarei trovato ovviamente con una causa che avrebbero inevitabilmente vinto. Nel frattempo, dopo averli licenziati, avrei dovuto assumerne qualcun altro e dopo un anno, sei mesi, due anni, avrei dovuto pagargli lo stipendio e riprenderli. Beh, cari presidenti, per essere chiari, io sono stato indagato dalla Corte dei Conti, che poi, dopo che la Procura Penale ha archiviato il caso, si trattava di un abuso, ha anche archiviato il procedimento contabile. Per avere un'idea a proposito del cuore che serve per fare le cose che siamo chiamati a fare, io al momento sono anche commissario per l'emergenza dissesti idrogeologici, che per quanto riguarda Giambilieri vuol dire 30 morti. Posdomani a Venezia viene premiato un nostro progetto per la ricostruzione di un quartiere dove andranno ad abitare quanti hanno perso le case. Ma poi c'è San Fratello che frana tutta, sono mi pare 2500 abitanti, di cui 1000 sono interessati da questa frana, e da circa 2 mesi sono anche commissario per l'emergenza rifiuti. A proposito di quel procedimento, immagino io, altro che il cuore che ci spinge rispetto alla serenità, alla tranquillità, agli interessi nostri, della nostra famiglia, alla conclusione di queste gestioni emergenziali, io non so quante volte per il resto della mia vita, mi auguro di essere longevo come il nostro non è soltanto lui, ma anche il nostro Presidente del Consiglio che ne parlava in conferenza stampa, sicuramente peregrinerò da una parte all'altra della mia terra, della mia Sicilia. Voglio dire, è tutta colpa nostra, ed è colpa, mi auguro, di quel patto, centralismo da un canto e più o meno pseudo-economia dall'altro, o governo regionale del sud dall'altro, che mi auguro, questa è la mia speranza, questo federalismo, per come sarà scritto soprattutto attraverso i decreti attuativi, faccia saltare, che si guardi al rigore, all'efficienza, che si guardi alla sussidiarietà e soprattutto alla responsabilità. Ma se vogliamo, io sono d'accordo con De Filippo, per carità, la congiura massonica, Garibaldi eccetera, anche se Zaia ha ricordato i fatti di Bronte, e per la verità avrà pure un senso, è cambiata qualcosa da qualche anno a questa parte, da che qualche libro come quello di Aprile Terroni vende già 300.000 copie. Ora, senza scomodare gli storici che dovrebbero forse riscrivere, per la verità molti lo fanno, dalla Pellicciari ad altri, il nostro risorgimento, io l'ho detto l'anno scorso a proposito di Sud, proprio al meeting, andiamo terra terra, e andando terra terra, al di là delle relazioni dell'impero austro-ungarico sui lombardo-veneti, considerati ignavi, incapaci di lavorare e quant'altro, da loro erano ovviamente sottomessi e schiavizzati, beh, al di là di questo, ora sono liberi, come lo siamo noi, e hanno potuto sviluppare al meglio la loro capacità di persone intelligenti, di grandi imprenditori, eccetera. Ma prima del 1860, 65, 70, 80, eccetera, appena cominciarono a cogliersi i benefici, tra virgolette, effetti della nostra unificazione, ad emigrare non erano i calabresi in cerca di miglior fortuna. È un fatto. Poi noi, chiaramente, il patto è stato fatto tra noi meridionali e il governo centrale, mi auguro che salti col federalismo, quindi siamo più che complici, siamo responsabili, se volete, di questo stato di cose. Ma prima, come dire, si emigrava dal Friuli. Mio zio siciliano tornò a sposarsi in Sicilia, a Taguile, mio zio Pippo a Taguile, è emigrato in Argentina nel 50. Mio zio, il padre, fratello di mia nonna, faceva il vicequestore a Venezia, aveva 4 figli maschi, insomma non se la cavavano molto bene, e un paio emigrarono in Argentina, e lui si venne a sposarsi a Gran Michele, stette un mese, mio illustre concittadino, con una ragazza pronipote di emigrati friulani, che parlava in dialetto friulano come lui, meglio di me, più puro lo parlava in dialetto siciliano. Voglio dire che se questo nostro federalismo ci consente al tempo stesso di essere rigorosi, di essere responsabili, di pagare quando sbagliamo, e come? Di pagare quando sbagliamo, ma al
tempo stesso forse di estrinsecare, di esprimere qualche capacità che ci consenta, nonostante i mille guai ai quali andremo incontro, di sentirci come gli altri, perché alla fine poi sapete qual è il problema? Io mi devo sentire anche, nonostante sto dando la vita male, bene, per come posso, al cospetto dei miei colleghi del centro-nord, come un cialtrone, un incapace, uno sperperatore, quando non c'è giorno e notte che non do sangue, come è giusto che sia, per cercare di correggere per come posso le cose. La sanità ce l'abbiamo fatta noi, avevamo un buco da 1 miliardo, dall'anno prossimo elimineremo, sono al massimo livello, IRPEF e IRAP, oltre ad avere sanato il buco e chiuso gli ospedali e le contestazioni che andiamo, grazie a Dio, registrando paese per paese. Lo stesso percorso stiamo facendo nei rifiuti, abbiamo ridotto dipartimenti, indennità e numero di consiglieri comunali e provinciali, e chiaramente siamo pronti a questo confronto sul federalismo per i decreti attuativi. Laddove, per quanto ci riguarda, noi non vogliamo mantenere la specialità come paravento, come privilegio, come strumento per mantenere chissà quali vantaggi, non ce ne sono stati e quindi tanto vale questi vantaggi tra virgolette eliminarli. Però si parla di perequazione infrastrutturale dopo che il governo avrà fatto un censimento delle cose, il Monte Filippo è salito in treno. Ma io se dovessi percorrere, come faccio mai, la Palermo-Catania, 1 ora e mezza in macchina ci devo mettere 4 ore e mezzo, e la RFI non è regionale, come non lo è l'ANAS regionale, a proposito di responsabilità al 99% se volete nostra, ma non soltanto nostra. Vogliamo realizzare questa fiscalità di sviluppo, di vantaggio che dir si voglia? Vogliamo realizzarla non per come possiamo oggi, contrattando e trattando in sede comunitaria margini che ci consentono di raggiungere l'obiettivo della convergenza o della coesione, molto meglio che non i fondi strutturali che spendiamo con grandi ritardi, abbiamo 1000 lacci e laccioli di progetti, bandi e quant'altro, per poterli spendere basterebbe un decennio di fiscalità diversa o compensativa, se volete, forse, per fare quello che hanno fatto altri. Copiamo anche qua il modello irlandese che pure oggi è in crisi. E poi, a proposito di fiscalità, di federalismo, insomma, parliamoci chiaro, cominciamo a far valere le nostre risorse, quelle nostre, e se le nostre risorse sono un'industria che non è né la Fiat perché va via da Termini Imerese e neppure la Magneti Marelli, ma è quella della raffinazione del petrolio, insomma, su queste accise, articoli 36 o 37 dello statuto, cerchiamo di sederci. Io questo penso che si debba fare, che attorno a un tavolo ci si sieda per dire: hai 100.000 dipendenti, non puoi licenziarli. Non sarebbe manco giusto pensare che gente che viene prorogata da 20 anni, come i precari dei comuni, no? Nonostante i patti di stabilità, come dire, siccome non puoi, allora vediamo, benissimo, non assumiamo nessuno per 15 anni, torniamo a livelli fisiologici nel rapporto tra popolazione e dipendenti pubblici, e quindi il costo della pubblica amministrazione che in 5, 3, 6, 7 anni, conti alla mano, dovrà raggiungere il livello standard. Per il resto bastano 6 mesi per qualcosa, 2 anni, 3 anni, quant'altro, siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte, ma purché questo federalismo non fotografi la situazione per com'è, non abbandoni al proprio destino la parte, come dire, più, non dico più sfortunata, quella più responsabile dello stato delle cose, e allora sì, si costruisca la vera unità del paese. In caso contrario è tutta un'altra cosa, e tanto vale, con molta franchezza, ce ne renderemo conto quando ci siederemo a questo tavolo di confronto, prendere atto che le Italie sono due, che devono restare due, che si allontaneranno sempre di più, e anche qua, senza drammatizzare, ma ne parlerò nell'altro intervento, prendiamone atto e, pur restando tutti italiani, vediamo di sperimentare qualcosa che ci consenta di fare meglio. Spero pochi minuti anch'io, ma per ribadire che, per come lo immagino, per come ci ho creduto, per come mi aspetto, questo federalismo, questa riforma federale, soprattutto la parte importante e significativa della riforma, i decreti attuativi, per oggi sono, fino ad oggi sono stati dibattiti,
grandi aspettative e naturalmente questa legge che ha tenuto conto, come vi dicevo, di tante delle nostre aspettative a proposito di perequazione infrastrutturale, di fiscalità, di accise e di nuove funzioni. Perché o il federalismo è un vero federalismo o sarà, colleghi presidenti e signori che ci ascoltate, soltanto una grande illusione, se posso permettermi anche un grande inganno. Io e la Sicilia, nonostante quello che si legge sulla stampa, non abbiamo chiesto in questi due anni nulla di particolare, nulla se non quello che ritenevamo ci spettasse. Questo mitico FAS, per carità, non è speso quello precedente, ci si dica. Fitto e Tremonti lavorano per una verifica in tal senso, vediamo, a me non importa che i 4 miliardi 313 di cui alla delibera dell'agosto dell'anno scorso, per cui si gridò allo scandalo, eravamo a posto con un piano che presentammo, che fu approvato dal CIPE, ma da allora ad oggi non è stato fatto neppure il decreto di trasferimento da qui al 2012 di questa cifra. E a proposito dell'aeroporto di Catania come hub per il Mediterraneo, piuttosto che dover passare da Malpensa, ovvero da Fiumicino, oggi noi ci ritroviamo, a proposito di perequazione infrastrutturale, con tre vertenze o confronti aperti, e per un'isola i temi non sono da niente, a proposito di trasporto marittimo, Tirrenia, mi auguro che il Tesoro voglia ascoltarci, di autostrade e di aeroporti. Classificare Comiso come regionale piuttosto che come aeroporto nazionale vuol dire intanto caricarci gli oneri, forse saremmo tra i pochi in Italia, se non gli unici, per la sicurezza, vigili del fuoco e per il controllo aereo. E no, se questi oneri si deve caricare la regione o addirittura addebitarli sui biglietti, quell'aeroporto diventa sicuramente impraticabile. E quindi, come dire, mi aspetto che contestualmente a questo confronto si discutano e si affrontino e si sciolgano questi nodi, perché in caso contrario, nonostante noi facciamo l'impossibile e abbiamo assunto una consapevolezza che il 99% delle cose che non vanno sicuramente si sono costruite grazie alla condiscendenza, alla nostra complicità in questo rapporto perverso fondato su assistenzialismo e clientelismo tra Stato e regioni del Sud in maniera particolare. Ma non è colpa, come dire, solo nostra, ma io credo che se federalismo avrà un senso dovrà essere il superamento di questa impostazione, di questo rapporto perverso tra Stato centrale e regioni meridionali in maniera particolare. Purtroppo dice due cose Zaia che sono significative, sintomatiche di un modo di pensare che si fa strada nella nostra mente senza che ce ne accorgiamo. Le cose non vanno, è vero, gli ospedali sono piccoli, andrebbero chiusi, noi lo stiamo facendo, Presidente. Però tu parli di una forma mentis, come se noi avessimo mentalmente, come dire, questo deficit, questo gap che è legato forse ai nostri cromosomi. Io questo non lo accetto e devo dire che se noi la logica del piano di rientro, come ho detto a Tremonti tante volte, ci venga applicata, se non siamo capaci di attuarla noi, in tutti i rami della nostra amministrazione, così come la Salerno-Reggio Calabria, Dio mio, è un appalto dell'ANAS che ha affidato la realizzazione di quest'opera, che credo vada avanti da 15-20 anni e ne potranno passare altri 20, ad alcune imprese che la realizzano. Se non sbaglio sarà la stessa Impregilo che probabilmente realizzerà strade nel Piemonte come altrove, sia l'ANAS inflessibile in Calabria come lo è nel Piemonte, nella Lombardia, piuttosto che nel Veneto. E caso contrario non ce la possiamo fare sicuramente da soli. Poi la seconda cosa che dico, ma noi dobbiamo attrezzarci, questo è uno sforzo che dobbiamo compiere, se è vero che voi siete pronti ad assumere nuove responsabilità e nuove funzioni, hai detto tu, Toscana come Piemonte, Veneto, Lombardia, poi forse noi dovremmo averne delle altre, spese se passa quel sistema, non delle altre, c'è scritto accise / funzioni, se io incasso 1 miliardo di euro di accise
dovrò pagarmi la scuola e affronto da me un problema. Io in 3 anni con la riforma Gelmini, ieri sono stato aggredito, non contestato, perché sono andato a dare solidarietà a 3 persone che facevano lo sciopero della fame, ma noi perdiamo 21.000 posti di lavoro. C'erano, erano precari, ma 21.000 persone cercheranno lavoro. Non ho fiatato, mi sono preso le contestazioni che forse erano orientate verso il governo centrale. Non c'è dubbio che noi, come dire, se dovessimo assumere altre funzioni, che so, pagare i ferrovieri con quel miliardo o pagare i docenti, avremmo, come dire, ancora qualche problema in più, perché a fronte, e lo riconosco, di un centralismo statale c'è anche un centralismo regionale che è la causa di molte delle nostre inefficienze. Allora io porterò come primo disegno di legge con la ripresa di settembre, secondo me un disegno di legge ispirato al principio della sussidiarietà. Viene letto come abolizione delle province, viene letto come costituzione dei liberi consorzi. Io dico questo: se io ho 100.000 dipendenti alla regione, non 20.000, se un cittadino di un comune che dista 300 km da Palermo oggi, per come è l'assetto, per come è organizzata la mia regione, deve recarsi a Palermo, fare la domanda, poi ci torna fra 3 mesi, poi si accorge che il dirigente è cambiato, poi si accorge che è stato chiesto un parere all'ufficio legislativo e poi gli dicono possibilmente che non sono sicuri sul da farsi dopo 2 anni, io risolvo il problema se intanto non abolisco le province, ma abolisco questa regione, cioè sussidiariamente devolvo ai comuni buona parte di questa competenza e di questi poteri. Poi i comuni si organizzeranno, per come prevedeva lo statuto e per come non è stato mai fatto, in organi, se ritengono, sovracomunali, liberi consorzi, a cui, dopo aver devoluto orizzontalmente competenze e poteri ai corpi sociali del comune, della comunità, a organi sovraccomunali, liberi consorzi, non importa che siano le vecchie province, territori diversi, purché siano organizzati liberamente, poteri e competenze di dimensione sovraccomunale. Ma io questo lo faccio, vorrei anche poter organizzare il mio modello di sviluppo, decidere io, a proposito di turismo, se devo fare perforare il mio territorio sulla terraferma o a mare, col rischio che poi turismo ce n'è poco, io non ne veda più, piuttosto che vedermi autorizzata, per carità, una centrale nucleare in quel di Palma di Montechiaro che forse non incoraggerebbe lo sviluppo del turismo. O se lo devo decidere, lo decido io, contratto io ed eventualmente i relativi tributi li incasso io. Qual è la mia preoccupazione? Ed è il terzo punto e chiudo, che piuttosto che di federalismo, beh, noi potremmo parlare forse, e sarebbe un grosso guaio, e in questo mi affido ai colleghi che saranno interlocutori autorevoli e forti del governo nazionale, ma parleremo di questo col governo, avremo soltanto un decentramento fiscale tributario e si realizzerà quella tesi che ho letto sul Corriere della Sera, credo 6 mesi fa, non so se a firma Galli della Loggia o Pane Bianco, e cioè che le regioni del nord, che hanno ovviamente un'entrata tributaria notevole, potranno acquisire autonomia e potranno realizzare un vero federalismo, liberandosi ovviamente delle 1000 pastoie del centralismo romano. Il federalismo lo vale per tutti, oppure non servirà a unificare l'Italia, perché il federalismo deve camminare di pari passo, e in questo, se permettete, sono ottimista, con lo smantellamento, se è vero che la scuola, le ferrovie e quant'altro saranno governate a livello regionale, dovremo anche assistere allo smantellamento di ministeri, direzioni generali, strutture tipo ferrovie centrali, tipo strade centrali, e se permettete anche un minimo di riorganizzazione della politica con annessi sistemi elettorali e dei partiti, dovremmo vederla. Perché ogni struttura centrale, RFI, ANAS, grande ministero, grande direzione generale o partito centrale, ma di fatto è un nemico del federalismo, che impedirà che il federalismo appieno si realizzi. E allora o è federalismo da un canto, e addirittura, guai noi, centralismo
che mantenendo le sue strutture governerà soltanto le povere regioni meridionali, che da questo circolo vizioso non usciranno più. E allora troviamo un sistema, altro che secessione, che ci consenta di svilupparci. Poco fa io non ho seguito il discorso sulle dimensioni in chilometri quadrati e in abitanti, però vedete, noi abbiamo, e la lascio cadere qui, per carità sono italiano, credo alla bandiera e all'inno, noi abbiamo a due passi da noi, a un'ora e mezzo di catamarano, uno sputo di terra in mezzo al Mediterraneo che si chiama Malta, c'ha gli stessi abitanti della nostra, della mia città di Catania, quella dove siamo, sono immigrato, un signore. Ha tre deputati europei, un commissario prima della pesca, realizza la fiscalità di vantaggio nel senso che decine di piccoli imprenditori nostri che non vanno né in Slovenia e manco in Cina vanno ad aprire pizzerie, ristoranti e piccole fabbriche da quelle parti, assumono persone, danno lavoro e per carità mandano a casa gli utili di questa loro attività perché hanno trovato, come dire, a portata di mano un piccolo paradiso che è dotato di una cosa che si chiama indipendenza. Che sia un federalismo per tutti, che ci costringa, se non ne siamo capaci, ad essere virtuosi, perché dopo 150 anni si cominci veramente a costruire l'unità del paese. Grazie.